sulla linea Laura Freddi. Vada. Come mai questa ispirazione? Perché io vado vada, a istinto. Vada pure, vada. Vado a istinto. Non c'è vada, scusi, niente. Per quanto riguarda la mia, me la stampa poi? Sì, me. Sì, sì, ma no, gliela faccio completa. Perché lo scrivo completo. Non si disturbi, se me la stampa però. Prego, prego. Allora, Laura Freddi, conduttrice televisiva, mi manca la città. Roma, anch'io. Roma, sì. Roma, allora questo siamo lo dobbiamo tutti scrivere. Romani. Maurizio Secolare anch'io. No, no, dobbiamo fare da capo. Le mette orizzontali quelle. Ma perché? Giusta, oh. Allora cerchiamo di andare ragazzi. Veloci il più possibile. Cavoli vostri. Laura Freddi, voilà. Voilà. Poi ci mettiamo voilà. La città. Roma. Ovvero sia Roma. Al piano di sotto. Al piano di sotto, bello. Vedo già qualcosa di bello. Intravedo prima di scrivere l'ultima parola. Allora, conduttrice. Ma sarà anche televisiva. Anch'io sarò predominante. Posso darti del tu, Laura? Certo. Ti fidi? Come no? Vado. Se è tutto così bello, mi ma fido. Non si sa, non si sa. Non si sa, perché di solito esce bello per chi se lo merita. Quello brutto non mi dir niente, però. Andiamo, vai. Vado? Sì. Allora, beh, qui è molto semplice, Prima di commentare fate finire. Prima parola, parto dal fondo perché in questo caso sono ispirato in questo senso. Fata, vivrai una vita da favola, sei una donna... Fata è una donna bella, brava, buona, certo. Con dei poteri magici. Fata. È vero, io ce l'ho dei poteri magici. Ce li hai. Sì, sì. Lo sei consapevole. Tu lo sai. La fata vive in un regno che nel mondo delle favole non può essere che un reame. Biancaneve. Attenzione a questa parola. Questa secondo me ti dovrebbe dare una scossettina notevole. Sì? Perché nel tuo futuro, nella tua vita, tu sarai plurimilionaria. E che vinco? Segui il monitor. Segui il monitor. Plurimilionaria in euro. Plurimilionaria ovviamente in euro. Plurimilionaria. E per certo. Concludere in bellezza, adesso devo entrare un attimo. Plurimilionaria. Divento ricca, Maurizio. È plurimilionaria. Posso entrare nel privato? Nel programma sì, Chi la Visco. Sei fidanzata, sposata? Oddio, no, non entriamo nel privato. Non entriamo. Bene, la parola finale è procreare. Ah, vabbè. Ci sono bambini in arrivo nel tuo futuro. Speriamo. Non dico quando, ma spero che siano graditi. Sì, chiudendo, dando un'occhiata a ciò che ne esce attorno, intravedo anche, ad esempio, qua sotto c'è una sigla che è OMR, che è l'onorificenza al merito della Repubblica. Si sa mai le cose che non ti aspetti. Chiudendo, bianco ne esce. Poi volendo ve lo posso chiudere, ma ci vuole molto tempo. Una parola come questa, affermata, e non solamente qui, in Italia, nella nostra bellissima italietta, Oltralpe, ma anche e soprattutto Oltralpe. Oltralpe. E poi vorrei che teneste d'occhio... Mi piace sto crucifero, aspetta un attimo. Vorrei che teneste d'occhio anche di sotto, perché sotto a televisiva qui uscirebbe, e finché ci sono te lo scrivo. Sì. Vediamo di scriverlo bene. Adorata. Adorata. Sono adorata. Dai. Adorata. Da chi? Te lo dico. Oltralpe. Sotto. Poi esce... Te lo posso dare a fine trasmissione. All'unanimità. Ah. Adorata all'unanimità. Sì, e poi vorrei solo aggiungere la parola che esce qua sotto perché è sempre in agguato. Sono tutte il nuovo positive. Premier. Dove ci sono le belle donne, il premier, quello che sta per tornare premier, è sempre in agguato. Cioè nel senso che è suscettibile al fascino. Questo femminile. Mi preoccupa un po'. Parla di Berlusconi, sì. E questo non sa che Berlusconi ha una certa simpatia per le donne. E allora tira fuori questo. Ma vabbè, è uscito. Sta cosa c'ha di positivo per cui uno non... No, però è carino. Siccome dai. È talmente positivo in quello sì. Che dice, che la gente invece di dire le cose dice bravo. Ma signor Costanzo, però come vede tornano, nel senso che si incrociano. Potevano incrociarsi cose negative, ma gli incroci sono quelli. Bene. Noi siamo tutti un po', ci dobbiamo riprendere da queste cose. Secolari, però almeno positivo. Napolitano, sì. Beh. Io sono qui che mi sono perso dietro al cruciverba totale che mi ha dato, Big Bomb. Ecco. Allora, ancora, mamma mia, sull'aura e poi dicono che il DJ è bravo.
però ci sarà anche qualcosa di negativo, sì. Dove? Ogni tanto, sì. Sì, teoricamente sì, mi è uscito poche volte, ma mi sono rifiutato di dirlo aggirando l'ostacolo. Qualcosa. Fatto bene, secondo poi me. Mi era uscito qualcosa di molto molto no ma in generale no, in generale no, perché siccome questa cosa io credo, io mi sto autostudiando, nel senso che come mai produco queste cose, come mai la mia mente genera queste cose di notte, uno è dato dalla predisposizione della mia mente, dall'abilità che ho raggiunto, certo, negli anni, cioè, perché poi la tendenza a mandare queste parole credo che sia dovuta alla mia tendenza, guardi, ottimistica nei confronti della vita. Io me lo incornicio e poi prego, no, no, perché così se no non si va avanti poi. Bene, questa è una curiosità che mi ha fatto piacere ospitare, e se capita la ospito di nuovo, anzi, stante questo, ci vediamo presto, guardi, tra una quindicina di giorni torna qui Luisella, ricordi, ti facciamo venire fra 15 giorni. Grazie. Prego, no, perché così se no non si va avanti poi. Bene.